Last but not least. Mauro Tramis. Buonasera a tutti. Ci dici qualcosa di te? Che cosa fa nella vita e famiglia? Allora, io ho 35 anni e provengo dalla provincia di Lecce. Vivo da 15 anni a Milano e sono un militare della Guardia di Finanza. Presto servizio presso l'aeroporto di Linate, dove mi sono occupato per 8 anni di sicurezza aeroportuale, ero un militare specializzato in antiterrorismo. Poi dal 2006 ho intrapreso invece, diciamo, mi sono occupato di rappresentanza militare. Noi nella Guardia di Finanza, nel mondo militare, non abbiamo un sindacato perché non è previsto e abbiamo una rappresentanza che si occupa appunto dei diritti dei lavoratori. In questo ambito da 6 anni rappresento i 6.200 militari della Lombardia e rappresento le loro problematiche. Contemporaneamente, nel 2005, mi sono laureato presso il Politecnico di Milano in disegno industriale perché ho sempre avuto una vocazione un po' creativa, progettuale e infatti collaboro tuttora ancora con il Politecnico come cultore della materia, assistente alla docenza. Ho 2 figli, una moglie e 2 figli, una bimba di 3 anni e uno di 6 mesi, che sono i progetti più grandi della mia vita. Sì. Ok, dicevi che sei di Milano, quindi abiti a Milano? Ok, in che zona sei? Zona 3. Ok, hai già collaborato col tuo gruppo di zona, col tuo No, consigliere di zona? non sono un attivista, sono un sostenitore del movimento. Mi sono, diciamo, avvicinato alle problematiche della zona 3, soprattutto relativamente alla piscina Romano, che è nelle vicinanze della mia abitazione, soprattutto perché è in condizioni pessime. Io ci porto spesso la bambina al parchetto e abbiamo fatto una petizione perché volevano ristrutturarla, coprirla e fare degli alloggi per gli studenti del Politecnico, quindi innalzare una struttura di 3 piani avrebbe coperto completamente il parquet, quell'aiuola attrezzata che io chiamo aiuola attrezzata per i bambini, visto che già sono minimi gli spazi verdi per i bambini e per gli adulti anche, quindi cerchiamo di mantenere quel poco che abbiamo. Ok, ti faccio qualche piccola domanda. Sai che per noi sono molto importanti gli strumenti di rete per condividere le informazioni con gli attivisti e per prendere decisioni. Ci puoi dire quali strumenti tu usi abitualmente? Su Facebook sono attivo, ma non troppo. Cioè, generalmente con Skype mi collego soprattutto appunto anche per quanto riguarda il mio lavoro e con la rete mail interna che abbiamo noi all'interno della Guardia di Finanza per carpire problematiche e altro. Per quanto riguarda il movimento mi collego con il Meetup per seguire un po' gli eventi che il movimento organizza. Ok, mettiamo il caso che non sei eletto. Con quali gruppi o su quali argomenti pensi di proseguire il tuo attivismo con il movimento? Pensi di poter garantire un tuo impegno attivo nel tempo con il Movimento 5 Stelle? Sì, soprattutto dopo, diciamo, nel nuovo anno, perché appunto il piccolo che è arrivato magari comincerà l'asilo nido, avrò leggermente più spazi di tempo da dedicare a ciò che facevo già da prima. Comunque uno degli argomenti che più mi interessa è soprattutto la mobilità urbana. Cioè, io viaggiando un po' in Europa, nelle altre città europee, ho notato che Milano, che dovrebbe essere la grande metropoli italiana, servita da mezzi e con strutture per una mobilità sostenibile, è veramente arretrata, ma di parecchio rispetto a città come Berlino e altre in cui muoversi in bicicletta è normale e dove non hanno il nostro clima, che potrebbe consentirci veramente una mobilità sostenibile tutto l'anno. Ok, mettiamo adesso invece il caso che tu venga eletto. In consiglio regionale, ah no, scusami, ti chiamo un giornalista e ti chiede un commento sul fatto politico del giorno a livello nazionale, ad esempio una nuova legge proposta da Palazzo Chigi. Cosa gli rispondi? Se devo rilasciare una dichiarazione che il movimento, cioè comunque un qualcosa che il movimento ha già sostenuto, comunque una politica che porta avanti il movimento, lascerò una dichiarazione relativa a quello che già il movimento sostiene, niente di, non rilascerò sicuramente una dichiarazione personale. Ok, sempre nel caso che tu sia eletto, sai che i riferimenti base. Ah no, c'è finito il tempo. Vabbè, basta, ci hanno stoppato sul gong. Soltanto un'ultima cosa: ti sei candidato anche come presidente o come consigliere? Io mi sono candidato, poi ovviamente secondo me il presidente dovrà essere scelto tra coloro che verranno eletti, cioè messi nel listino dei candidati.
Ok, tu comunque saresti disponibile? Sì. Ci sei offerto? Ok. Sì. Va bene, ok, grazie. Abbiamo finito, vero?